Buongiorno e buon lunedì, prima edizione del nostro giornale. In apertura l'emergenza freddo e neve al centro-sud Italia, gran parte imbiancata ed il paese è tutto con temperature scese abbondantemente sotto lo zero, con pesanti disagi alla circolazione e nelle ultime 48 ore oltre 1600 interventi dei vigili del fuoco. Resta critica la situazione in Puglia con comuni e masse isolate a causa della neve. Temperature da brivido anche in Calabria tra meno 7 e meno 2 gradi. In alcune città del sud, uffici pubblici e scuole chiuse. Si prevede un peggioramento nel pomeriggio nelle zone interessate, in modo particolare in Abruzzo ed in Puglia. Insomma, l'emergenza non è ancora terminata. Le notizie dall'estero adesso: c'è stato un attentato terroristico a Gerusalemme. Domenica un camion ha investito un gruppo di soldati mentre era fermo alla fermata dell'autobus. L'assalitore ha colpito i soldati e poi ha fatto marcia indietro ed è ripassato su di loro. I soldati rimasti illesi hanno fatto fuoco uccidendolo. Le vittime sono tre donne ed un uomo, tutti sui 20 anni. Secondo le informazioni che sono state raccolte, ha detto il premier israeliano Netanyahu, giunto sul luogo del disastro, fanno ritenere che l'autore dell'attentato di Gerusalemme è un sostenitore dello Stato islamico. Intanto lo stesso ministero degli esteri ha detto in un messaggio Twitter: quando il mondo capirà che il problema è l'odio palestinese. Infine lo sport, il calcio. La Juventus mantiene intatte le speranze delle dirette in seguitrici nella lotta per quanto riguarda lo scudetto. Nel posticipo della 19ª ed ultima giornata del girone di andata del massimo campionato, i bianconeri di Massimiliano Allegri hanno vinto con il punteggio di 3-0 contro il Bologna, grazie alla doppietta di Higuaín intervallata dal gol di Dybala. Per quanto riguarda invece le dirette in seguitrici, entrambe hanno vinto: la Roma a Genoa con il punteggio di 1-0 e l'Inter al Friuli di Udine contro i di casa. Per quanto riguarda gli altri risultati da segnalare, il successo della Lazio sul Crotone per 1-0 e quello del Milan in casa, mentre l'unico 0-0 di giornata è quello di Sassuolo-Torino. Per ora ci fermiamo qui, un aggiornamento sul maltempo che sta imperversando nel sud Italia nella straordinaria di mezzogiorno. Prossimo appuntamento col telegiornale con la seconda edizione alle 14. Grazie per averci seguito, a più tardi.